Ciao caro amico di YouTube, ti do il benvenuto a questo nuovo video fiscale del blog di Efficacia Fiscale, ok? In genere io parlo di soluzioni fiscali per SRL, bene, però oggi, solo per questa settimana, solo per adesso, condividerò con te delle informazioni che vanno momentaneamente fuori dall'SRL e riguardano solo i professionisti con la partita IVA. Ho deciso di fare questo brevissimo piccolo video semplicemente perché sono informazioni che ogni tanto i clienti mi chiedono e quindi sono soluzioni utili che tendenzialmente i professionisti possono chiedermi, ok? Quindi, prima di tutto, andiamo a contestualizzare il video di oggi. Oggi affronterò con te i rimborsi spese dei professionisti con partita IVA. Quindi, cosa sono e come gestirli, ok? Questi non sono i rimborsi spese che hanno l'SRL, ok? Il forfettario, il chilometrico, no, non sono questi. Intendo solo il caso in cui noi siamo delle partite IVA come professionisti e quindi in qualche modo rifatturiamo o meno il rimborso delle spese che noi sosteniamo come professionisti al cliente finale. Perché semplicemente queste cose hanno delle piccole peculiarità che vanno inserite o meno in fattura e adesso le vediamo insieme. Per contestualizzare ancora un po' meglio questa cosa, qual è l'esempio classico? È esempio, io commercialista, perfetto, che faccio un lavoro per un cliente, gli anticipo delle spese e quindi io chiedo al cliente questi soldi. Alcune volte ci saranno delle ritenute che devo applicare con IVA, altre volte no. Quindi andiamo meglio a vedere come, diciamo, gestire questa fatturazione o rifatturazione di questi rimborsi spese che noi professionisti con partita IVA facciamo sui nostri clienti, ok? Come nei video precedenti, prima di tutto andiamo a vedere a quali domande andiamo a rispondere con questo video. E le classiche domande che i clienti mi fanno sono del tipo: ma nel rimborso spese devo applicare l'IVA? Cioè, quando io professionista rifatturo le spese, devo effettivamente applicare l'IVA? E quindi, sempre sull'importo del rimborso spese che io rifatturo al cliente, devo applicare la ritenuta d'acconto? Quando il rimborso del professionista è considerato un ricavo? E poi, ancora meglio, il pedaggio autostradale, il costo dei parcheggi, taxi, eccetera, oppure il rimborso chilometrico, nel senso la benzina, eccetera, sono considerati rimborsi spesa? Quindi andiamo a vedere queste cose un po' più nel dettaglio. Prima di tutto andiamo a distinguere tre tipologie di casi. Il primo è quando io professionista, io commercialista, ho dei documenti di spesa intestato al cliente finale, ok? Secondo, documenti di spesa che sono intestato a me, professionista. E terzo, documenti di spesa senza intestazione. Ti dico questo perché in base a queste tre tipologie di documenti che possono capitare nella nostra attività da professionista, quando poi rifatturiamo, chiediamo il rimborso di spesa ai nostri clienti, dobbiamo avere un comportamento diverso, ok? Quindi andiamo a vedere prima di tutto i documenti di spesa che sono intestati al cliente finale e te li vado a contestualizzare. Esempio, io professionista, ok? E devo fare una pratica in camera di commercio per un cliente, perfetto, ok? Quindi io in qualche modo sostengo delle spese, dei diritti di segreteria, delle imposte di bollo che vanno nelle pratiche di comunica in camera di commercio. Bene, quelle spese non è che sono intestate a nome mio, cioè siccome il cliente deve pagare quelle cose alla camera di commercio, quelle cose, quei documenti saranno intestati al cliente finale e non a me commercialista, ok? Quindi parliamo di queste tipologie di documenti qua, ok? Quindi in questo caso vediamo come mi devo comportare. Devo chiedere il rimborso spese direttamente al cliente, questa cosa è ovvia. Devo eventualmente consegnare a lui i documenti, cioè quando io sostengo delle spese per conto di un cliente perché sono a lui intestati, ovviamente questa cosa va nella sua contabilità perché è un suo costo e quindi sono documenti che devo consegnare a lui. Se adesso cambiando il fatto delle pratiche in camera di commercio, ipotizziamo il caso in cui io faccio una trasferta, perfetto, e vado a mangiare fuori e con il cliente sono d'accordo che lui mi paga il ristorante. A questo punto io cosa faccio? Io quando vado a pagare chiedo la fattura al ristoratore, bene,
ma non la faccio intestata alla mia ditta individuale, alla mia persona, la faccio intestata al cliente. Quindi, ovviamente, io quando poi vado in qualche modo a richiedere i soldi del cliente nella fattura, io gli ridò a lui la fattura del ristorante che è intestato a lui, perfetto. E quindi gli consegno o gli consegnavo fisicamente il documento. È ovvio che adesso c'è la fattura elettronica. Bene, ok? Quindi tutto quello che è fattura elettronica, ovviamente devo fare in modo di recapitare al cliente. Bene, e arriverà lui, anche se pago io, ok? Per tutti i documenti che ovviamente non hanno in qualche modo, non sono fattura, esempio l'autostrada, eccetera, ok? Cioè il tagliandino dell'autostrada, eccetera, oppure il tagliandino del parcheggio, ovviamente sono tutti documenti che dovrò eventualmente nel caso consegnare a lui, ok? E quindi io professionista che rifattura il cliente rimborsi spesa con i documenti intestati al mio cliente finale, non sono considerati dei costi per me in contabilità come commercialista, per me ovviamente non è considerato un ricavo e soprattutto una cosa importante, bisogna mettere sulla fattura il riferimento che non c'è l'IVA, ovviamente non c'è ritenuta d'acconto e l'importo che io richiedo al mio cliente finale a titolo di rimborso spese è considerato appunto tra virgolette, cioè io l'ho messo tra virgolette, ma è questa la dicitura che deve essere indicata nella fattura, fuori campo IVA, ai sensi dell'articolo 15, 633 del 72. Ok? Quindi, questo riguarda magari una cosa un po' più tecnica, però anche noi professionisti, anche tu che magari stai guardando e sei un professionista, quando devi mettere una fattura e in qualche modo hai il documento che è intestato al cliente, perché è una pratica prettamente sua, esempio, quando tu vai a costituire un SRL, in quel caso il notaio è vero che ti chiede un tot di soldi, ma all'interno ci sono delle imposte di bollo, dei diritti di segreteria che il notaio è vero che paga per te, ma lo fa a nome tuo perché tu costituisci la SRL, tu richiedi l'iscrizione in Camera di Commercio dell'SRL. Quindi in quel caso il notaio, per la parte di quei soldi che gira alla Camera di Commercio per una tua pratica, ovviamente li deve fatturare come fuori campo IVA, articolo 15 del DPR 633 del 72. Ok? Questi importi, esempio il notaio che ti costituisce l'ASRL, non sono dei ricavi per notaio, ok? Oppure io commercialista, quando faccio una pratica in Camera di Commercio, i diritti di segreteria e l'imposta di bollo non sono per me praticamente ricavo, perché sono soldi che io sì pago, ma sono effettivamente per una pratica del cliente. Quindi, ovviamente, su questi importi anticipati non devo calcolare l'IVA e ovviamente non devo applicare la ritenuta d'acconto, ok? Quindi questo, diciamo, è tutto quello che devi sapere, insomma, nel caso in cui tu anticipi dei soldi per conto del tuo cliente finale, intestato praticamente al tuo cliente finale. Prima, anzi, piccola nota su questa cosa, nel senso che il discorso del rimborso spese che si rifattura al cliente finale tendenzialmente è una cosa che fanno solo i professionisti, ok? Però ciò non toglie che può capitare anche te, imprenditore, con un SRL, che in qualche modo tu anticipi dei soldi per una fattura di un cliente. Quindi se la fattura è del cliente ma tu anticipi i soldi, semplicemente quando rifatturerai, fatturerai questo importo consegnando a lui la fattura, che ovviamente essendo elettronica gli arriverà direttamente tramite PEC o eccetera o in altri modi, ok? Quindi ho voluto mettere una piccola precisazione per i rimborsi spesa e l'ambito dei forfettari. Perché adesso un po' meno, però magari 2 o 3 anni fa effettivamente avevo molti forfettari, avevo più forfettari, non molti, più forfettari rispetto adesso. E praticamente mi chiedono la classica domanda se forfettario, io ipoteticamente forfettario, il rimborso spesa e documento intestato al mio cliente finale, se questa cosa in qualche modo devo rifatturarla come ricavo. In questo caso non costituisce imponibile, cioè per me non costituisce ricavo. Tutto quello che io chiedo al mio cliente per una fattura intestata a lui e per il quale io abbia pagato, anticipato il semplice pagamento, questa cosa per me come cliente, compreso forfettario, scusami, me fornitore, professionista, compreso anche forfettario, non è ovviamente considerato ricavo. Bene. Ora passiamo
al caso in cui ci sono documenti intestati a me. Perché cosa può capitare? Faccio un piccolo esempio per andarlo a contestualizzare. Può capitare che magari io commercialista devo fare una trasferta di un giorno per un mio cliente e il mio cliente mi potrebbe dire: guarda Simone, tu non preoccuparti, sostieni e paga tutte le spese che tu vuoi, bene, poi dopo, a fine di questa operazione, tu mi chiedi sempre nella stessa fattura i soldi per la prestazione che tu devi avere, perfetto, e in più mi rifatturi tutte le spese che hai anticipato a nome mio, ok? O comunque che hai sostenuto durante la trasferta. Quindi, esempio, durante la trasferta può capitare che io vado presso il ristorante, pago con i miei soldi, faccio fare la fattura con i miei soldi, vado poi nell'hotel per dormire la sera, chiedo la fattura a nome mio e pago sempre io, ok? In questo caso il documento che io chiedo a rimborso è intestato a me. Quindi in questo caso questa cosa è proprio una vera rifatturazione, cioè essenzialmente io ho in contabilità il mio documento e quindi quando emetto la fattura, su quella fattura, siccome rifatturo veramente, lì ovviamente applicherò l'imponibile più IVA e ritenuta, ok? E ovviamente permessa nel ricavo, che è una cosa, questa qui, parallelamente, cioè è proprio una cosa opposta rispetto al caso precedente. Quindi nel caso in cui io, professionista, faccio una trasferta e chiedo la fattura a mio nome, ovviamente devo inserire il costo in contabilità, perfetto. Ovviamente lo devo considerare ricavo perché io rifatturo come imponibile e siccome appunto ricavo e siccome è imponibile perché io rifatturo, dovrò applicare l'IVA, ok? E ovviamente essendo professionista dovrò applicare la ritenuta d'acconto. Se ovviamente tu fossi SRL che anticipi, che proprio paghi delle spese per la trasferta che poi devi rifatturare al cliente, ovviamente non devi applicare la ritenuta d'acconto, ok? Quindi questo è il caso in cui ci siano documenti di spese intestato a te. E anche qua vediamo se abbiamo una piccola cosa per il professionista. Ovviamente, se noi siamo professionisti, questa tipologia di rimborso spese ovviamente costituisce reddito imponibile. Quando io rifatturo veramente al cliente, ovviamente per me è ricavo e lì sopra applico l'IVA e applico anche la ritenuta d'acconto, ok? Adesso vediamo l'ultima tipologia di documento che ti può capitare nella tua attività e sono i documenti senza intestazione, ok? Ovviamente l'esempio molto banale e semplice è quello di professionista che prende l'auto, fa una trasferta perché glielo chiede un cliente e invece di ricevere la fattura da parte di Autostrade, eccetera, eccetera. E semplicemente prende il tagliandino dell'autostrada come dimostrazione della spesa sostenuta, ok? Quindi effettivamente durante l'attività possono capitare tante piccole spese che non sono in qualche modo soggette a fattura e che sono giustificati con documenti senza, cioè con un documento senza che sia per forza obbligatorio, come per esempio può essere le spese dell'autostrada, ok? Il tagliandino delle spese del parcheggio, perfetto. E poi, volendo, adesso qui ho voluto inserire volgarmente rimborso chilometrico perché magari tu potresti chiedere al tuo, in qualche modo al tuo cliente, di, chiedere un indennizzo, ma perché lo vuoi te, semplicemente perché fai un tot di chilometri, ok? Quindi, in questo caso, tutte queste spese è ovvio che tu le puoi chiedere come rimborso. È ovvio che in questo caso, comunque, e tu non hai un documento intestato né a lui e neanche un documento intestato a te. Però, siccome sono cose che sostieni te e di cui sopra non c'è il nome, questa cosa praticamente li tratti come se fosse una rifatturazione fatta al cliente. Quindi, semplicemente tu sostieni le cose, le spese dell'autostrada, del parcheggio e magari applichi tutti i rimborsi chilometrici in più che vuoi. Per diciamo accordi contrattuali o per forza contrattuale. Bene, in questo caso tu consideri quello che tu rifatturi come spesa senza intestazione di nessuno come ricavo, quindi per te sarà imponibile, perfetto, e su quella cosa ovviamente applicherai l'IVA e quindi applicherai anche la ritenuta d'acconto ove tu fossi un professionista, ok? Quindi la spesa in cui non c'è nessuna tipologia di intestazione,
lo devi considerare semplicemente come una spesa che fosse intestata a tuo nome. Lo puoi mettere nella tua contabilità, scarichi tu il costo, ok? E quindi rifatturi al cliente considerandolo come un ricavo, ossia soggetto all'IVA e soggetto al ritenuto d'acconto, ok? Quindi questo video era molto breve e sappi che ovviamente riguarda principalmente i professionisti, cioè ossia quelli che magari esercitano l'attività senza camera di commercio, esempio commercialisti, esempio avvocati, esempio notai e così via. Però ciò non toglie che sono cose che ti possono capitare anche per l'SRL, soprattutto nei casi in cui in qualche modo tu chiedi un tot per la tua prestazione e magari, siccome è forza contrattuale, chiedi anche al tuo cliente di essere indennizzato di qualche soldo in più per magari i chilometri, il percorso che fai, eccetera. E tutte quelle cose in più che chiedi, che non è giustificata da un documento che è intestato al cliente, di fondo è come se tu chiedessi più soldi al cliente, quindi dichiari più imponibile, dichiari più IVA ed emetti una fattura regolarmente. Ok? Quindi, detto questo, il video è corto. Se hai qualsiasi domanda, lascia un commento che ti rispondo. Ricordati di iscriverti al mio blog di efficaciafiscale.com, sotto dovresti trovare il link. Iscriviti al canale per sicurezza, metti il mi piace e lascia un commento. Ok? Detto questo, ti saluto e ci vediamo al prossimo video. Ciao!